che, come alcuni di voi sanno, è un ambito di riflessione e dibattito sulla città, il territorio, il paesaggio e le relative culture progettuali, prodotto dalla Casa della Cultura di Milano e dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, con l'intento di stimolare la maturazione di una coscienza urbanistica diffusa. Siamo molto felici di avere con noi il professor Cesare De Seta, un protagonista della cultura italiana ed europea, che abbiamo invitato per la sua speciale capacità di costruire un'immagine dell'URBS secondo una duplice prospettiva, rivolta da un lato alla comprensione di quelle secolari radici che affondano nel fecondo spessore della storia, dall'altro alla riflessione sui possibili futuri che si delineano all'orizzonte, fondati su un'urgente parsimonia di risorse ambientali e su una nuova rete invisibile che trasporta messaggi e non uomini. Il suo impegno civile di lungo corso, teso a preservare il volto, l'identità fisica e spirituale di questa bella Italia, per usare le sue parole, ci induce a meditare sul carattere di finitezza del prezioso insieme dei beni culturali e ambientali e a riflettere sul difficile lavoro che spetta alle future generazioni, chiamate, egli scrive, a rimettere ordine in questo enfio magma di costruito, a riparare ai danni di una crescita incontrollata. Pur evidenziando, considerato nel carattere di straordinaria complessità, la necessità di un'ottica pluridisciplinare per riflettere sulla città, De Seta ci invita inoltre a perseguire il superamento della compartimentazione e della frammentazione dei saperi, delineando così l'idea di una cultura urbanistica come crocevia dove si incontrano, invece di scontrarsi, molte e diverse discipline. E lo ringraziamo dunque molto per aver accettato il nostro invito. Prima di dare la parola al professor Salvatore Veca, presidente della Casa della Cultura, desidero fare alcuni brevi ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio il direttore della Casa della Cultura, dottor Ferruccio Capelli, e il direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico, professor Gabriele Pasqui, per aver reso possibile questa conferenza. Ringrazio il personale delle due istituzioni per l'impegno profuso nell'organizzazione. Un sentito ringraziamento va all'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, sezione Lombardia, e al suo presidente, architetto Flora Vallone, così come alla Consulta regionale lombarda degli Ordini degli Architetti e al suo presidente, architetto Carlo Mariani, per il patrocinio all'iniziativa e per la preziosa collaborazione. Ringrazio la libreria di quartiere di Viale Piceno per aver allestito il banchetto qui fuori, dove chi volesse approfondire i temi trattati dal professor De Seta può trovare alcune delle sue pubblicazioni, tra cui La città da Babilonia alla Smart City, edito da Rizzoli nel 2017, e L'arte del viaggio, città, paesaggi e divagazioni tra passato e futuro, edito da Rizzoli nel 2016. Ringrazio inoltre Audivision, che anche quest'anno si sta occupando delle riprese video dell'evento, trattandosi di una manifestazione pubblica, spero che questo non sia per voi un problema. E infine ringrazio le persone che più direttamente hanno lavorato con me, ovvero Renzo Riboldazzi ed Elena Bertani. E lascio ora la parola al professor Veca, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a tutti e buona conferenza. Grazie, grazie Oriana. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Sono molto felice di, non dico di introdurre, ma di dire qualche parola di benvenuto e di ringraziamento nei confronti del professor Cesare De Seta. Ci rivediamo dopo molti anni, è inutile che facciamo i calcoli perché... E devo dire che il piacere deriva dal fatto che dal punto di vista del tema che viene affrontato questa sera e sarà affrontato con, come dire, discorrendo a proposito di immagini o muovendo attraverso immagini nel tempo, il tema mi sembra proprio l'immagine della città. Nel tempo, che il vast programma si direbbe, perché la città dalle origini a domani è effettivamente un vasto programma. Ecco, non vedo chi altro se non Cesare De Seta potrebbe insegnarci qualcosa. Come sempre, quando uno dice il professor De Seta non ha bisogno di presentazioni, è solo espressione di pigrizia. Invece, io credo che non abbia bisogno di presentazioni, ma a me fa piacere dire due o tre cose che so di lui. Mi sembra doveroso e poi è un piacere anche di amicizia.
Immaginate che il professor De Seta, che è stato a lungo professore alla Federico II ed è professore emerito in quell'università di Napoli, ha insegnato un po' in giro per il mondo, perché ha insegnato, ha avuto responsabilità di ricerca e di studio all'École des Hautes Études a Parigi. È stato anche al centro di, responsabile del centro di cultura, ho visto, italiano a Parigi. Ha insegnato a Londra, ha insegnato al Politecnico di Zurigo, ha insegnato alla Columbia University, diciamo, e ha quindi in qualche modo costituisce una figura italiana e internazionale di assoluta reputazione. Ma quello che è più impressionante è che sono andato a vedere, siccome ci conoscevamo molti anni fa, un po' di anni fa, dai, non esageriamo, sono andato a vedere la bibliografia di Cesare De Seta. Allora, lui pubblica il suo primo libro nel 69. Io ero uno convinto, io ho pubblicato anch'io il mio primo libro nel 69, 1969, cioè del secolo scorso, e ero convinto di aver scritto troppi libri. E quando ho visto quello che ha scritto il professor De Seta dal 69 al 2018, quindi penso al 2020, 2023, eccetera, vi assicuro che è impressionante, perché c'è da un lato una formazione, a me sembra di poter dire, un'attenzione originaria nei confronti della storia dell'arte e della storia dell'architettura situate. Il primo lavoro è su Napoli, sostanzialmente. E poi c'è una capacità, come del resto Oriana ci suggeriva nella sua introduzione, vi è una capacità di impiegare più di un punto di vista a proposito di questo oggetto mutevole nel tempo che usiamo chiamare città, in più prospettive. Ma devo dire che il focus è quello, a me sembra, della città europea. Questo è quello che mi sembra caratterizzare la tua opera, così ricca nel tempo. Ora, oggi noi siamo in una fase, come dire, in cui l'interrogarsi sulla città fa molta differenza se ci interroghiamo sulla città europea o ci interroghiamo sulla città del sud-est asiatico o del lontano oriente, come si diceva, o sulla città africana o sulla città in America Latina, per esempio, o negli Stati Uniti. Un solo tocco di osservazione sull'approccio multidisciplinare o comunque pluridisciplinare intorno all'oggetto mutevole della città. L'altro giorno discutevo con Manuel Castells, che teneva Guido Martinotti Lecture. Guido Martinotti è stato uno dei maggiori sociologi urbani italiani e in sede internazionale. E Guido ci ha sempre insegnato, mi interessa Cesare questa cosa in rapporto alla tua ricerca, ci ha sempre insegnato la questione della doppia faccia della città nella varietà delle sue forme, come URSS e come Civitas, e l'interazione tra le due cose. E Marco, ti ricordi quante volte abbiamo discusso con Guido, insomma, di queste faccende. Il tema lì era il modo di categorizzare o di in qualche modo identificare tipologie di città oggi o nel vicino futuro, per quanto noi riusciamo a prevedere, a partire dalla cosa standard della megalopoli, a arrivare invece alla cosa meno standard, quella che Guido chiamava le metacittà. In cui sostanzialmente ci poniamo il problema non solo della compagnia fisica delle città, ma della compagnia morale delle città, cioè dei modi con cui le persone interagiscono. Se poi aggiungete che, come ci dicono gli studiosi, almeno da 10-11 anni, l'ammontare della popolazione urbana ha superato l'ammontare della popolazione rurale, e che le previsioni sono che credo a 2050 avremo una tre quarti di popolazione mondiale cresciuta, quindi in una qualche forma di struttura urbana, credo che interrogarsi sulle città dalle origini a domani e avere come accompagnatore di viaggio un tipo speciale come Cesare De Seta sia una bella fortuna per questa serata. Grazie. Cesare, c'è da voi.
è inutile dire che Salvatore è stato ed è un amico, come avete visto, avendo generosamente aggiunto diciamo il sale della sua intelligenza, quel parecchio che ho fatto nel corso della vita, perché non nascondiamoci che gli anni passano per tutti quanti. Devo dire che mi fa piacere di trovare amici che non debbo citare, perché sicuramente ne dimenticherei qualcuno e farei una imperdonabile gaffe. Ma vorrei partire da questo mio libro, l'ultimo che ho pubblicato, mi sembra, che si chiama La città da Babilonia alla Smart City. E in questo, il primo capitolo, su cui io mi tratterrò soltanto brevemente, in pochi minuti, io ho cambiato titolo rispetto a quello che avevo dato a Oriana, perché dire com'è il titolo? Sì, la città dalle origini a domani mi sembrava uno sproposito. Invece la città da ieri a domani io posso sistemare ieri dove voglio e domani dove voglio. E mi preme dire però, ed è questo molto significativo, alcune cose, che la città è sicuramente l'invenzione più geniale dell'uomo, molto più importante della luce elettrica, oppure della ruota, non lo so. Comunque è certamente il luogo, la civitas in cui si incontrano, da cui la parola città, come è ben noto, in cui si incontrano e si fa una comunità che sceglie delle regole, e la polis che ha un suo ben precedente, perché noi dobbiamo risalire al 2300-2200 avanti Cristo, quando viene fondata Urk in Mesopotamia, che significa tra l'altro terra tra due fiumi. Dopo Urk, che è la nascita, diciamo, della civiltà urbana non solo nell'Occidente ma anche nell'Oriente, noi ci accorgiamo che sempre in questa area dell'antico continente noi vediamo il fiorire fantastico, favoloso in senso proprio di favola, che è quella della città, come dire, in qualche misura la città di Sardanapalo, la città cioè dove in qualche modo noi possiamo ritenere che Babele sia un culmine, e poi si assiste alla definizione definitiva, scomparsa di Babele, con le conseguenze che essa ebbe nel mondo antico. E poi non vi sto a dire che altri insediamenti si formarono lungo il Nilo, la valle dell'Indo, in Francia, batte dove. Prima di questi casi sono rari gli insediamenti che raggiungessero le dimensioni, per esempio, di Gerico, che ritorna nella Bibbia, che è un elemento essenziale, sul Mar Morto. Ma
Di questo io ho fatto soltanto un cenno, perché vi troverete nel primo capitolo, no, scusi, dov'è il giovine astrattista? Vorrei che lei mi mettesse le diapositive grandi, in modo che non è che facciamo... Ah sì, vabbè, allora andiamo avanti, ma io per far vedere questa... Ecco qua, vabbè, d'accordo, vabbè, perfetto, perfetto, non avevo visto questa qua. Ma il punto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione attraverso non un discorso, come dire, storico, erudito e così via, ma attraverso delle immagini che sollecitano la vostra curiosità. L'anno 1000 è un anno mirabilis, perché in sostanza, non solo per motivi teologici e così via, ma perché in sostanza è l'anno, l'undicesimo secolo, in cui in Italia, sia ben chiaro, si fonda la civiltà medievale e nascono le nostre città, a partire da Milano naturalmente, ma sono tante, e soprattutto nell'Italia centro, nell'Italia centrale, le grandi piccole città, perché erano delle piccole città, e noi abbiamo una immagine esemplare che ci fa vedere Ambrogio Lorenzetti con il buon governo nel palazzo pubblico comunale di Siena nel 1338-1339, ed è una illustrazione di quella che è ormai una fucina di attività commerciali, di attività mercantili, di attività di eccezionali qualità artistiche, perché Siena è un luogo in cui in sostanza la società medievale assurge a dei momenti tra i più alti, e contestualmente, cioè con il ritardo, non con il ritardo, ma con la crescita che si deve alla cultura di quella che poi si chiamerà Rinascenza, del Rinascimento, noi assistiamo ad una concezione della città che è oppositiva rispetto a quella della città medievale, che non era formata su un'ideologia formalistica, ma era piuttosto fondata su un'idea di perfezione. E quindi abbiamo Sforzinda, che è sulla vostra destra, no, sinistra. Ho sempre fatto confusione tra destra e sinistra, ma non in politica. No, di questi tempi. E comunque, di questi tempi non è, appunto. E poi abbiamo il Filarete, che fu appunto il costruttore, vedete, non il costruttore, ma l'ideatore di un modello di città che noi troviamo esemplato in questa tavola su pero dipinta a tempera che si trova al Walter Art Museum di Baltimora, e che ci fa vedere una veduta di città ideale, ma io ho provato a specificare che non è una città ideale, è una città virtuale, perché noi, come hanno fatto alcuni colleghi, in particolare Morolli, ha decostruito, come si può fare oggi con i computer, e ha visto che tutti i dettagli di questa veduta sono in effetti dei dettagli reali, cioè che si possono
in effetti non sono stati costruiti così come sono, ma noi troviamo degli elementi strutturali, architettonici, in tutta l'architettura tra 4 e 500 a Roma. E è interessante vedere come questa città, secondo la volontà del trattato di Alberto di Alberti, di Alberti, ha al centro, nell'asse centrale di questa grande piazza, un arco trionfale, come era in ogni città romana. Poi abbiamo, devo tornare indietro, come faccio? Ecco, no, come faccio a tornare indietro? Eccoci, scusi. Allora, poi abbiamo un Colosseo, inequivocabilmente un Colosseo, e poi abbiamo questa struttura, che è una struttura ancora di foggia medievale, perché quantunque abbia una pianta ottagona, cioè rinascimentale, la decorazione ricorda San Miniato al Monte che domina Firenze. E poi ci sono due palazzi di foggia, uno più romano e un altro invece con una loggia più fiorentino. Al centro una piazza quadrata con una fontana e quattro colonne corinzie con in cima delle statue. La più celebre di tutte, tuttavia, è la veduta della città, come viene usualmente detta, di Urbino, perché noi sappiamo con certezza che essa è sempre stata nel Palazzo Ducale di Urbino ed è stata dipinta pressoché contemporaneamente alle altre due che vi ho mostrato tra il 480 e il 490, sul declinare cioè del secolo, ed è di una sorprendente forza avere questo tempio, perché è chiaramente un tempio religioso a due ordini, e ai lati due palazzi, a cui seguono però dei palazzi che sono di foggia medievale, perché hanno i tetti, come vedete, qui ci sono dei tetti, e questo è un'icona, diciamo, di quella che si dice ideale, ma come dicevo poc'anzi, il termine di ideale è scorretto. Mi sono ricordato anche il collega, ed è bene che lo citi, Morolli, che ha fatto queste decostruzioni da questa tavola soprattutto. E poi abbiamo invece abbiamo questa tavola che è di Piero di Cosimo, è molto più avanti, cioè di una ventina d'anni, trentina d'anni, si trova negli Stati Uniti, come molte opere della nostra cultura rinascimentale. Ed è una tavola più unica che rara, perché non mostra una città, ma mostra soltanto un pezzo di città, cioè due palazzi che sono circondati da un grande portico, e soprattutto quello che è più affascinante in questa tavola è che in primo piano noi vediamo un cantiere medievale, come mai ci è stato illustrato, e vediamo due uomini che segano una tavola, un tronco, cavalieri che giungono in piazza, persone che scolpiscono pezzi di marmo, vedete questo qua sta scolpendo, cavalieri, animali che trascinano grandi blocchi di marmo. E fin qui abbiamo parlato
di immagini che non si riferiscono a delle città reali, ma si riferiscono a delle città non costruite, che io appunto preferisco chiamare virtuali, perché potenzialmente sarebbero state potute costruire. Il momento acme della pittura di città è costituito dalla tavola Strozzi, città che non per campanilismo è il termine a quo di tutta l'iconografia urbana europea. Io ritengo, naturalmente col dissenso di altri o col consenso di molti, che l'autore sia un pittore fiorentino, come tutti sono d'accordo, Francesco Rosselli, che era un topografo, aveva fatto una pianta in formato tascabile di Roma addirittura, e poi era stato alla corte di Mattia Corvino in Ungheria. E Francesco Rosselli, perché sono arrivato a Francesco Rosselli, proprio per queste sue competenze, costruisce una veduta che risponde ai principi della prospettiva, ponendo al centro, però, sia ben chiaro, questo è un fatto che ritornerà nelle sue vedute, Castelnuovo, cioè il luogo del potere, perché ovviamente Castelnuovo, la nuova fortezza costruita da Alfonso d'Aragona, doveva naturalmente essere il centro, ma la città è però dominata da architetture medievali che sono angioine, che risalgono cioè ai oltre due secoli della dinastia francese, e potremmo su questo tema discutere a lungo. Dello stesso Francesco Rosselli, è sempre mia opinione, ma questa condivisa da quasi tutti, al Cambridge Fitzwilliam Museum ho trovato, dopo molti anni, una veduta che era stata vista non so quando, credo negli anni 30-40, da Giuliano Briganti in casa di un signore inglese a Firenze. Dopodiché di questa veduta si erano assolutamente perse le tracce. Un giorno, trovandomi a Cambridge, andai naturalmente a fare il solito giro di aggiornamento al Fitzwilliam e mi girai e vidi la veduta di Firenze, in cui ci stava scritto Firenze fine del XV secolo. Dopodiché chiesi subito, che tra l'altro in quel momento era un mio amico, il direttore, poi divenuto direttore della National Gallery, Nicholas Penny, chiesi subito di Nicholas e dissi: guarda Nicholas, questa qua è una veduta di Francesco Rosselli, e tu come lo dici? E mo te lo spiego, e glielo spiegai, e lui per fortuna si convinse, e sia pur giustamente con un punto interrogativo, se andate al Fitzwilliam trovate questa veduta di Firenze. Che cosa c'ha di simile? Innanzitutto, mentre Napoli è una città che si vede dal mare, quindi non può essere che vista frontalmente, qui Firenze ha delle colline, e quindi questa è vista da una collina che è il convento degli Agostiniani, che sta qui sopra. Vedete qua quali sono i punti che emergono. Innanzitutto Santa Maria del Fiore, questo coso mi crea dei problemi, e poi non so perché si muove quando io appena sfioro questo
E poi ci sta naturalmente Palazzo Vecchio, quindi il focus prospettico di Francesco Rosselli è naturalmente la sede del potere politico e la sede dominante della Chiesa. Lo stesso Francesco Rosselli fece una veduta per Roma, ed è una veduta di eccezionale interesse, di cui purtroppo non abbiamo l'originale, ma abbiamo soltanto una replica fatta nel Cinquecento, perché l'originale è andato distrutto e che si trova a Mantova nel palazzo di San Sebastiano. Perché è interessante? Perché noi troviamo, come al solito, il Pantheon, poi abbiamo Palazzo Venezia, poi abbiamo naturalmente disseminate le Mirabilia, il Colosseo, ma la cosa più sorprendente e più, devo dire, a me mi ha fatto impazzire per lungo tempo, è che la città del Vaticano è non dove dovrebbe stare, cioè qui, ma è ruotata verso l'interno, e mi sono chiesto il perché, e il perché è, persino per quanto mi sia, come dire, scervellato per parecchio tempo, di un'assoluta banalità, che lui non poteva fare una veduta di Roma senza metterci la città del Vaticano, San Pietro, il Papa e così via. Per cui lui, infischiandosene delle regole prospettiche, ruota di circa 90 gradi la città del Vaticano e la fa entrare nelle dimensioni della... E qui siamo all'inizio, diciamo all'esordio con la Tavola Strozzi e Francesco Rosselli, di quello che è il vedutismo urbano. Ma il vedutismo non è soltanto una questione di belle vedute da mostrare agli ospiti, ai nemici, casomai per terrorizzarli, guardate che noi abbiamo questo genere di città e così via, ma soprattutto per la magnitudo, la magnificenza, la fortitudo di una città, ma incomincia un lavoro che è un lavoro di natura scientifica, cioè di rappresentare la città in pianta per fini operativi, perché con quelle vedute naturalmente non si possono costruire ponti, strade e così via, ma invece c'è bisogno di una pianta. Quindi inizia, a partire già dagli inizi del Cinquecento, quella che poi diventerà nel 600 la cartografia scientifica, e uno dei promotori non a caso è Leonardo da Vinci, che nel 1502 devo dire fa questa spettacolosa veduta di Imola, una piccola città che però ha una forma perfetta in cui noi riconosciamo l'impianto del romano, con i Cardines e Decumani e l'ordito delle insule. Contestualmente, in un posto non molto vicino ma molto importante, Bernardo Rossellino costruisce Pienza, che è il primo modello di città ideale che diviene reale a tutti gli effetti. E qui abbiamo il Duomo, naturalmente, il Palazzo Piccolomini. E Enea Silvio Piccolomini, nel 1462, quando inizia a scrivere i commentari, poi diventerà Enea Papa, come Enea Silvio Piccolomini, Pio II, come vedete, costruisce il suo palazzo, che nei commentari viene raccontato
viene raccontato come la grande prima interpretazione del paesaggio e mentre qui accanto abbiamo Biagio Rossetti che costruisce, inutile che mi trattenga su questo celeberrimo palazzo che è parte della dizione erculea di Biagio Rossetti, che è un piano urbanistico in senso proprio, dico bene? E ritorniamo al vedutismo di grande scala. Una delle operazioni più straordinarie è quella di Jacopo dei Barbari, che nel 1500, firmato e datato Venezia 1500, Jacopo dei Barbari, grande conoscitore di geometria e di cartografia, tant'è che Albrecht Dürer, quando arriva la prima volta a Venezia, una delle sue prime visite infruttuose è da Jacopo dei Barbari, perché lui vuole carpire i segreti di Jacopo dei Barbari per come ha costruito questa straordinaria veduta, che è naturalmente costruita non da un unico punto di vista, ma da numerosi punti di vista che scorrono lungo diciamo un ideale punto che domina la laguna e che ci presenta tutta quanta l'ambiente lagunare, dominata da Mercurio, il dio dei mercanti, okay, dei commerci e così via, e da un delfino, da Nettuno che cavalca un delfino, quindi il mare e i commerci. Eccoci, il Dürer tuttavia è affascinato dall'idea della città ideale, perché deve rispondere ad un modello geometrico che è quello coniato ormai dalla De Architettura di Leon Battista Alberti. Eccoci, non vi ho detto a proposito delle vedute ideali, per intenderci Urbino, Baltimora eccetera, che io ho sostenuto con scarso successo che non l'autore ma il suggeritore della veduta di Urbino sia stato Leon Battista Alberti, che era di casa nella corte di il che non vuol dire parlare di autografia di Alberti, perché noi non sappiamo come dipingesse Alberti, perché non ci ha lasciato nulla di dipinto, ma che ci sia un disegno ideologico che noi ritroviamo nel De Architettura è una cosa che io ho provato a testimoniare. Guardate questa parte come risponde alla descrizione che fa Leon Battista Alberti della città e così via. Questo per dirvi come si intersecano testi letterari come il De Architettura, che è o il De Prospettiva Pingendi di Piero della Francesca, che era un altro che era di casa presso la corte di Montefeltro, e questo è inutile dire, il modello di Dürer è un modello che risponde a un oppidum, cioè è una visione di tipo romano, ma naturalmente col trascorrere del tempo le intenzioni si moltiplicano e Giorgio Vasari il giovane disegna questa città ottagona
con un sistema di piazze intermedie, con un centro, una piazza centrale, che poi, vedete caso, sarà il modello o comunque uno dei riferimenti che potrà adottare la Repubblica di Venezia quando è costretta a costruire una città di fondazione per le invasioni turche che minacciavano la Serenissima. E nel 1593 si costruisce questa città pentagonale con un straordinario dispiego di mezzi finanziari, perché costruire una città fortificata è un'impresa finanziaria incredibile, e la città poi nel tempo verrà ampliata. Infatti noi qui vediamo un certo sistema, vedete la prima cinta murata, poi c'è un vallo, una seconda cinta murata, e questo accade, questa è una foto zenitale, quindi ci fa vedere lo stato attuale. E poi guardate ancora un'altra che è austriaca, cioè quando ormai Venezia è parte del dominio asburgico, mentre invece Hans Holbein, questa è la xilografia dell'utopia, la quale ci fa vedere una città in sostanza che è soltanto nella fantasia di Thomas More. Perché questo rimbombo? Bene. Mentre Ortelius farà anche lui un'utopia, e ritorniamo al vedutismo urbano. Il vedutismo urbano ha un'esplosione, diciamo, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, con il perfezionarsi naturalmente sia dei pittori adusi a questo tipo di tecnica, di mestiere particolare, perché dipingere una città è cosa diversa che dipingere una Madonna con un bambino in braccio. Non dico che sia più difficile, dico che è un'altra storia, e quindi ci vogliono. E Giovanni Stradano è quello che dipinge in Palazzo Vecchio la sala di Clemente VII. E noi ritroviamo, questo è molto significativo, che i punti di vista, questa è una veduta parziale perché l'immagine sarebbe stata troppo grande, però i punti di vista sono sempre gli stessi. Vedete, qui ci sta naturalmente la cupola di Brunelleschi con sotto, vicino, accanto il... E molto più, ancora più interessante secondo me, è che nella galleria dei Musei Vaticani, di cui adesso si sta terminando il restauro, che è una galleria che, se non l'avete mai visto, vi invito ad andare a visitare, io ho scelto una sola immagine, che è questa. Va bene, il costruttore di questa galleria, costruttore nel senso di ideologo di questa galleria, è Ignazio Danti, un grande cartografo e soprattutto un uomo di straordinaria cultura teologica, storica, per poter indicare a ciascun pittore, perché i pittori ovviamente sono tanti, quali temi da inserire in questa veduta. E quella che mi ha particolarmente più affascinato è questa di Genova, perché qui Genova, la prossima volta però cerchiamo un computer che non mi faccia disperare. Come vedete, la Genova è vista secondo
i tre modelli canonici dell'iconografia urbana. È vista in pianta, qui, vedete? Qui è in pianta, no? Poi abbiamo una seconda parte che è vista in una prospettiva frontale, però alta sul mare, e poi un'altra parte, che è questa, in cui si vedono le prealpi liguri, in cui si vede l'orizzonte, cioè una veduta in una stessa veduta della città di Genova, molto precisa nella sua analiticità. Quello che è affascinante è che questo topografo, cartografo e pittore inserisca i tre sistemi idonei alla rappresentazione di una città. Questa è Land Turgot. Ne ho nello studio una copia, eh? Ne ho una copia e devo dire, ne sono molto fiero, perché la non rubai, la sgraffignai ad un buchinist, il quale la teneva tra tante carte, e io gli chiesi quando voleva e lui mi disse un prezzo ridicolo. Evidentemente non sapeva che era Le Plan de Turgot e pensava che fosse una delle tante vedute. Io feci un giro un po' lì, andai avanti e indietro per non far vedere che avessi, poi ritornai e dico: vabbè, guardi, me la dia. E quindi non ho fatto altro che svolgerla, perché è incollata naturalmente su di un cartone, e nel mio studio, in una stanza del mio studio, c'è una parete in cui va perfettamente, come se quella veduta mi attendesse. E non poteva trovare, devo dire, più diciamo appassionato che me, perché se andava a finire in un salotto borghese francese sarebbe stato un disastro. E devo dire, avendola sotto gli occhi, essendo la città in cui ho più vissuto dopo la mia, oppure Roma, ma insomma certamente una città che conosco meglio, meno male di altre, mi fa compagnia quando non, come mi capita adesso di non andare più così spesso a Parigi, io vado lì e mi vedo, perché il Monsieur de Turgot, che era il prefetto, come una specie di Haussmann avant la lettre, Monsieur de Turgot ebbe mano libera dal re per i mezzi che gli occorsero per creare un'equipe che fece un rilievo analitico di tutte le case di Parigi e delle chiese, vincendo anche le resistenze degli ordini monastici, che naturalmente non volevano fare entrare nei loro conventi nessuno. Quindi è una mappa straordinaria, e tra l'altro è contemporanea alla creazione della prima cattedra di topografia urbana, che diventa una propria scienza, alla Sorbonne di Parigi. Quindi nasce a Parigi la topografia urbana, la topografia come scienza da insegnare all'università. Queste cose, quantunque forse noiose, le troverete narrate in questo libro, altrettanto noioso, ma che ha tante immagini molto belle, alcune delle quali soltanto vi ho potuto mostrare, e mi consente di andare avanti molto rapidamente su quello che accade dopo, diciamo, sul finire del Settecento. E qui vi ho preso alcuni modelli, che sono le saline di Chaux di Charles Ledoux, in cui
si ritorna al modello della circolarità oppure del quadrato, come ci sono altri progetti di Ledoux, che ritornano alla regolarità che è tipica della cultura dei lumi. Infatti molti progetti di Ledoux e Boulez sono fondati su delle forme geometriche elementari. E qui poi, per compiacerci, per compiacere il nostro narcisismo, arriviamo a Antonio Sant'Elia nel mezzo della modernità, che ha vinto la sua battaglia dopo tanti anni, perché quantunque maestri come Le Corbusier ne abbiano sgraffignato non poche idee, lui era stato sempre rimosso. Le Corbusier non lo cita mai. Le Corbusier, devo dire, non lo fa solo con Sant'Elia, lo fa praticamente con tutti, perché aveva un io così, un ego così spropositato, per cui era lui l'unico al mondo. Invece questo, per farci rallegrare, ci ricorda l'autostrada del sole e la tragica Ponte Morandi, mentre sopra abbiamo quel film delizioso, Il Sorpasso, con Gassman e Jean-Louis Trintignant, e poi l'Autostrada del Sole, che diventa il viatico del... Contemporaneamente esplode i Beatles e gli Archigram, come meglio vogliamo, e queste strutture fantastiche, devo dire, che tra l'altro i Beatles utilizzarono come immagini per i loro vinili, per le cover dei loro vinili. E poi qui ci abbiamo Super Studio, con un'altra storia, un'altra vicenda, che il un momento molto interessante della cultura italiana, così come lo è, sia pur con tanti motivi di ci possono avere di l'architettura della città di Aldo Rossi, che comunque fu un momento di grande presenza della cultura italiana, non solo in Italia ovviamente, ma insomma in tutto il mondo. Cioè proliferarono scuole rossiane negli Stati Uniti, in Francia, in Germania soprattutto, in Svizzera e così via. Mentre con il postmodern Charles Moore e Paolo Portoghesi rimisero in ballo il colore, il pasticcio stilistico e così via. Devo dire, corrente che non mi ha mai sedotto. Mentre Las Vegas è una realtà in cui non vorrei vivere più dei 3 giorni che ci sono stato. Sono stato 3 giorni e poi, devo dire, sono fuggito, portatemi via, disse. Perché? Perché è una specie di bazar, di baraonda, soltanto vera, reale, in scale moltiplicate e così via. Mentre sicuramente più interessante è New York, la quale è una città che cambia sotto i vostri occhi, ci ritornate dopo 2 anni ed è di riversa, ma bastano anche 6 mesi e così via. È veramente una città che lascia sempre sgomenti. Ormai le città non sono più in Europa e negli Stati Uniti, ma sono ormai nel mondo asiatico. E qui abbiamo questa bellissima veduta, devo dire, di Hong Kong, che è una delle metropoli esplose e destinate a crescere ulteriormente, mentre questa è una pianta di Dubai, su cui è inutile
che vi sto a dir nulla perché fa parte. Mentre questa è Qatar, è una città d'Ada, si chiama Dada. Doha, non l'ho mai vista, e come potete vedere l'interessante di Doha è che ci presenta un mondo che è quello della città naturalmente musulmana, antica, e sul fondo invece quella che è Doha. Un po', devo dire, per chiudere, un'immagine della Smart City che io devo dire nel mio libretto un po' maltratto, perché questa Smart City io vedo solo dei rendering, e diciamo l'intelligentissimo, acutissimo interprete della Smart City che è Carlo Ratti, francamente in questi suoi libricini non è che proprio mi ha convinto moltissimo, però i suoi libri sono dei libri che vanno per la maggiore e soprattutto che interessano quei giovani che non si occupano della città come abbiamo fatto la nostra generazione col computer, al massimo col computer, ma che il web, in cui il web è diventato assolutamente dominatore. Ciò nonostante, io continuo a credere che dopo Urk, la prima città che ha conosciuto la storia umana, la città è la più geniale invenzione dell'uomo. Grazie. Grazie. Grazie di cuore per questo viaggio. È come il Grand Tour fatto per immagini. In realtà tu stavi male a Las Vegas perché non trovavi il buchinista di cui fregare l'affare di Turgot, capisci? Quindi anche a Doha credo che buchinista non ce ne siano. Grazie a questa ricca presentazione, che ha avuto anche la virtù della concisione, della sobrietà, abbiamo quarto d'ora, 20 minuti per eventuali domande, questioni. Prego, prego, accomodatevi qui, che così... Ah, ok. Buonasera, sono Gennaro Aprea. È una curiosità, siccome lei ha parlato all'inizio di Qurq, la più antica città al mondo, che risale, se ho ben sentito, fra il 2000 e i 3000 avanti Cristo. Esatto. Mi è venuto in mente, le date naturalmente sono sempre labili, perché con siccome è un'area che è stata investita dalla guerra, archeologi hanno trovato resti più antichi, insomma è una questione aperta. Comunque mi è venuto in mente una mia recente esperienza, che ho visitato Matera e siamo stati, non ero solo, accompagnati da una guida molto giovane ma molto preparata, in cui diceva che Matera è una delle città abitate ancora, esistenti, più antiche al mondo, perché già nel 2000 avanti Cristo hanno trovato degli abitanti nelle caverne naturali di tufo, e con dei resti e dei reperti evidentemente abbastanza interessanti, e in effetti ha detto che ci sono delle città molto più antiche di Matera, ma sono rovine, non sono abitate come Matera, che è rimasta sempre abitata e si è sviluppata in maniera notevole e veramente affascinante. Devo dire che nel contesto, mentre altre città non
direi importanti, si sono sviluppate nel mondo in maniera differente, materia è rimasta finora e continua ad essere, ad avere un'economia agricola e artigianale, e ora evidentemente turistica che la salva. E ritengo che nell'esame delle varie città, io trovo che l'esperienza Matera è una cosa molto valida. Volevo sapere, volevo avere un suo giudizio, se il mio è troppo forte, troppo pesante. Grazie. No, io adoro Matera, quindi non posso che condividere il suo entusiasmo. Ne ho scritto, ho tentato di portare le foto di Pagano, perché Pagano fece delle fotografie spettacolose a Matera, 15 foto ci sono nel suo archivio, naturalmente bisognava farle stampare, e non so chi, la lasciamo perdere, con chi interloquivo mi disse: ma naturalmente le stampa lei. Dico: no, guardi, io non stampo fotografie, ci sta un costo, perché bisogna incorniciarle, farle stampare. Ah, va bene, scomparso. Per cui, nonostante tutti i soldi di Matera 2019, però voglio aggiungere, per placare il suo entusiasmo, il fatto che Matera sia abitata da millenni non c'è dubbio alcuno, ma non è solo l'unico posto. Il fatto, diciamo, eccezionale è che Urk è una città, cioè è una città non dei cavernicoli che stavano nelle... era una città di cui si conosce lo statuto, di cui si conoscono le regole, cioè una cosa ben diversa delle grotte paleolitiche che stanno nei Pirenei, che stanno un po' dappertutto, insomma. Devo dire, Matera rientra in questi casi, e il miracolo che abbia continuato nei secoli. Come la mettiamo con tutto il quartiere Qualoni, quando hanno voluto in qualche maniera cambiare? Aspetti che non sentono, che non sentono di Matera, perché quello lì, insomma, adesso anche quello è in uno stato di leggero degrado, ma certamente è stata un'iniziativa fortissima nel proporre un adattamento di una città di caverne a un'epoca contemporanea. Poi è andata un po' così, ma insomma, però è stato un evento non qualsiasi. Risponderle sarebbe lungo, naturalmente, però lei, devo dire, un piccolo rimprovero, non mi legge, perché io l'anno scorso ho pubblicato un libro che si chiama La civiltà architettonica in Italia dal 1944 ad oggi, Longanesi editore, in cui si trova un lungo paragrafo dedicato a Quaroni e al destino di Matera e agli errori che furono commessi, perché anche dei maestri come Quaroni o come De Carlo lì presero delle cantonate. Però nessuno è perfetto, dice un famoso film di Billy Wilder, quando lui scopre che lei... È l'innamorato, miliardario innamorato di Jack Lemmon, che alla fine gli dice: ma io sono un uomo, per quello non posso sposarti. Allora era così, e allora lui risponde: ma nessuno è perfetto. Con Marilyn Monroe, sì. Non l'avete visto? È un film, grandi film di Billy Wilder. Sì. Marco. Sì, io, sai, volevo ritornare un pochino sulla cosa iniziale, cioè che le città sono fatte di manufatti, quelle cose che tu conosci benissimo, che illustri benissimo, e poi tu hai un archivio in cui ci devono essere tutte le città europee almeno. Secondo me questa è la cosa. Però poi c'è la parte della civitas, cioè chi ci abita. Allora, se io devo incominciare da Uruk, Uruk, la capitale dei Caldei, e quando c'è
si scopre che c'è un giovanotto selvaggio, che poi si chiamerà nell'epopea di Gilgamesh Enkidu. Allora la civitas, i cittadini di Enkidu, vogliono educarlo per portare dentro la città l'uomo selvaggio. E che cosa fanno? Gli mandano una donna, garbatamente dicono una prostituta, per dire una che non ha legami di famiglia, la quale va lì e sta parecchio tempo per insegnargli a fare l'amore. La civiltà urbana nasce non tanto coi disegni della pianta, ma quanto nei rapporti tra gli individui. Quando Enkidu è istruito, la ragazza lo porta in città, ma il primo passo è andare in una fattoria dove lui scopre la civiltà, e la civiltà è fatta dal pane, cioè la farina cotta al forno, e la birra, lo stesso materiale, il grano, che viene fermentato. La civiltà è, secondo l'epopea di Gilgamesh, è l'amore, il pane e la birra. A quel punto potremmo incominciare a rivedere tutta questa storia sempre da questo punto di vista, cioè che cosa facevano i cittadini in quel momento lì, e quindi il rapporto dentro ad ogni disegno, ogni volontà, c'è anche il progetto, molte di queste cose, perfino nella Sforzinda, c'è un po' di progetto di costringere gli uomini dentro ad un coso prefissato. E poi dopo ci sono anche le descrizioni di come devono vivere questi uomini. Il mio maestro Astengo era entusiasta sempre dell'utopia di Tommaso Moro. Finché l'ho presa, mi sono messo a leggerlo, e quello che potevo dire alla fine è che quella descrizione, la sua città ideale, era la descrizione di un lager, praticamente di un lager. Voi la leggete e ci sono le istruzioni su tutto quello che tutti devono fare. Ecco perché il termine città ideale è sempre un po' svitato, nel senso che è il disegno di una bella città che si fa perché bisogna farla, e poi l'idea che esista una città ideale fatta dagli uomini. E quando i parigini alla Sorbona erano tutti entusiasti di Tommaso Moro e della cosa, c'era giustamente Rabelais che ha inventato l'abbazia di Thelème. L'abbazia di Thelème era l'antitesi delle utopie, era un posto dove i giovani venivano educati alla bellezza, alla cosa, e aveva il motto: farai quello che vuoi, che è esattamente il contrario dell'utopia di Tommaso Moro. Grazie Marco. Vuoi fare un commento? Ma niente da commentare. Di Rabelais però le pagine più belle sono quelle dedicate ai papi, i pappagalli, sono delle pagine esilaranti, scritte a Roma, in una città in cui si poteva finire, diciamo, sulla forca per molto meno. Bene, allora ringraziamo di nuovo Cesare Setta, ringraziamo voi per la... Prego, un'ultima questione. Prego. Semplicemente per esprimere la mia perplessità, non c'è il microfono. È acceso? La mia perplessità, no, una certezza, non una perplessità, di fronte a ogni creazione umana ci sono tanti punti di vista diversi, ci sono poi quelli polarmente diversa è la mia posizione rispetto alla sua nei confronti di Las Vegas. Io la considero
un capolavoro assoluto. E cosa significa questo? Che è lo stesso dei confronti del discorso di Matera, visto una sorta di indignazione per l'operazione di Quarone. Io sono convinto che la persona che ha espresso questo, no, 60 anni fa non seguiva, non era vissuta probabilmente in quel tempo, perché in quel tempo Matera era con il suo habitat era considerato un'indecenza civile che delle persone potessero vivere nelle caverne, e in quel momento storico non si aveva in mente di andare a recuperare la caverna, renderla qualcosa di brillante, di farla diventare oggetto di visite turistiche organizzate. Non c'era l'ambientalismo 60 anni fa, c'era in mente l'idea che la gente dovesse vivere una stanza per abitante in un habitat civile dove ci fossero i servizi elementari da mangiare, da avere, andare a lavorare e avere una casa decente. Quindi se uno non tiene conto di questo e non storicizza gli eventi, non capisce niente dei motivi per i quali in un certo momento si interviene sul territorio. Oggi siamo in un altro mondo, oggi si costruisce City Life a Milano e si recuperano le caverne, le si lisciano bene, si creano i servizi e via discorrendo. Las Vegas, per tornare a un altro punto diverso, per dire, io lo vedo come un'espressione, una modalità alta dell'arte visive contemporanee, sia nella creazione, non tanto nei singoli edifici, quanto nella visione complessiva. Las Vegas vive di notte c'è un'immagine straordinaria che si può gustare, stando anche 3 giorni, se uno lo sente, la vive in questo modo. Grazie. Grazie a lei. Solo, aspetta, perché c'era, perché, la signora, perché, un momento solo di ribalta, perché quello che dicevo a proposito del quartiere a Quarone, che se, la cosa che mi sembra interessante e che è punto interrogativo, perché come è stato fatto per dare un'abitabilità a gente che aveva la stalla, che viveva in, era gente agricola eccetera, quindi c'era la casa, lo spazio per il cortile, lo spazio per la stalla eccetera, adesso vai e vedi dove c'era la stalla c'è il garage. Quindi vedi moltissimo l'evoluzione sociale di quell'area lì, grazie a quel quartiere lì, che però la domanda era stato fatto in un certo modo e poi l'evolversi degli anni hanno cambiato la struttura di quel posto, è rimasta la chiesa che era rimasta uguale, tutto il resto è cambiato adattandosi alla contemporaneità. Quella è la parte che mi sembra punto interrogativo di quel quartiere. Cioè l'opera di un grande architetto è stata cambiata così poi negli angoli, nei cortili eccetera, seguendo la contemporaneità, è la parte che mi sembra interessante di tutto ciò. Grazie. Guardi che devo dire, i quartieri della Martella e altri consimili d'intorno sono stati abbandonati o sono diventati caserme dei carabinieri, caserme della polizia. Quindi c'è stato, da questo punto di vista, dal punto di vista sociale, un fallimento clamoroso, perché quelle erano destinate a dei contadini a cui era stata data una terra che non consentiva loro di poter vivere, perché si dovevano fare, non so, 20-25 chilometri al giorno per poter coltivare il fondo che gli era stato assegnato. Quindi era, devo dire, un macroscopico fallimento sociale, politico, in cui gli architetti ebbero la sua parte. Ma naturalmente gli architetti, come sapete, non governano la politica, sono degli esecutori e molto spesso molto consenzienti. Poi, per quanto riguarda lei, io la invidio, perché lei si è divertito a Las Vegas, io no. Va bene, allora facciamo un arrivederci a Matera, capitale europea della cultura, sì, 2019, che mi sembra. Grazie Cesare, grazie a tutti voi. Grazie per l'attenzione.